nella terza parte dell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche noi ritroviamo l'idea che dopo essersi alienata, diciamo, essere diventata altra da se stesso nel mondo della natura, ritorna a se stessa. Qual è la differenza che esiste fra quest'idea e quella originaria? L'idea come spirito si distingue dall'idea come logica attraverso il fatto che è mediata dalla natura. Lo spirito non è una struttura atemporale, ma è una struttura che si sviluppa nel tempo e che ha una base naturale. Rispetto allo spirito iniziale, cioè quello che non era ancora passato attraverso la mediazione della sì. natura, e questo spirito che ritorna su se stesso, come dire, esiste un grado di libertà che prima non esisteva? Sì, in un certo senso si può dire, perché nella logica necessità e libertà coincidono. Per Hegel lo sviluppo delle categorie è un sviluppo che non è determinato da niente di esterno. La logica in questo senso è uno sviluppo autonomo, ma è uno sviluppo allo stesso tempo, anche se autonomo, assolutamente necessario, perché non c'è nessuna alternativa adesso. Nello spirito finito invece c'è qualcosa come la necessità di decidersi, e se si vuole chiamare questa libertà, si può dire che la libertà esiste solo nello spirito finito. Ecco, ci può spiegare meglio questa strana coincidenza di necessità e libertà in Hegel? Sì, per Hegel in Dio, nella logica, necessità e libertà coincidono, per la semplice ragione che, siccome Dio, sarebbe assurdo dire Dio potrebbe essere anche diversamente da quanto è, perché allora non sarebbe un ente necessario. D'altra parte, questa necessità di Dio non è la necessità di una persona che deve agire secondo un certo modo perché uno gli mette la pistola alla testa, è una necessità che viene dalla logica stessa, che non viene da niente di fuori, perché sennò Dio non sarebbe assoluto, e cioè è una, allo stesso tempo, una autonomia. Dio segue la propria legge, è una legge intrinseca, è una necessità intrinseca, e per Hegel libertà è nient'altro che necessità intrinseca. La libertà non è la capacità di fare ciò che uno vuole, perché in verità ciò che uno vuole è determinato dai bisogni che gli sono stati educati o che gli vengono dalla società. La libertà per Hegel è nient'altro che la capacità di seguire i principi della ragione, e i principi della ragione sono, in quanto si tratta della ragione, necessari. E i tre momenti attraverso i quali lo spirito si realizza sono lo spirito soggettivo, cioè l'individuo, lo spirito oggettivo, che Hegel identifica con società e Stato. In famiglia è con diritto astratto, moralità e eticità, e l'eticità è suddivisa in famiglia, società e Stato. Ecco, e lo spirito assoluto. Possiamo provare a spiegare questi tre momenti anche da un punto di vista sociologico? Lo spirito soggettivo è diviso in tre forme: l'anima, la coscienza e lo spirito. Le scienze prospettive sono la antropologia, la fenomenologia e la psicologia. È interessante che Hegel integra la fenomenologia, in verità parti della grande fenomenologia di Jena, nel suo sistema dell'enciclopedia. Lo spirito oggettivo tratta, come dicevo, delle istituzioni intersoggettive. La più astratta e elementare è il diritto astratto, che contiene le norme del diritto privato e del diritto penale. La seconda sfera è la moralità, nella quale non si tratta più di norme giuridiche e universali, ma di norme particolari al singolo individuo, e di norme che concernono la relazione dell'individuo con se stesso, non la relazione dell'individuo con cose, come nel diritto civile. E la terza sfera dello spirito oggettivo è la eticità, cioè la dottrina delle istituzioni, che Hegel suddivide in famiglia, società civile e Stato. Lo spirito assoluto tratta delle forme nelle quali lo spirito umano tenta di dar senso alla propria vita. E queste forme sono arte, religione e filosofia. Quindi la filosofia è posta da Hegel al termine di tutto il processo, di tutto il suo sistema. Indubbiamente, questa è la struttura circolare del sistema di Hegel, e la struttura secondo la quale ciò che abbiamo già sempre all'inizio sul livello per noi diventa esplicito all'ultimo livello. Secondo Hegel, infatti, noi scrivendo o leggendo l'enciclopedia filosofiamo, e la nostra attività filosofica viene tematizzata alla fine del sistema.
Nello spirito oggettivo abbiamo visto che Hegel distingue tra moralità ed eticità, e credo che sia forse la prima volta che nella filosofia, nell'etica, si distingua fra queste due categorie che hanno una matrice etimologica simile. Perché? Ha ragione, la prima volta nella filosofia pratica che questa distinzione viene fatta, ed è sicuramente uno dei punti più originali di Hegel. Hegel critica la filosofia pratica di Kant e Fichte come filosofia che rimane al punto di moralità, cioè rimane al punto secondo il quale la etica si compie nella riflessione soggettiva del singolo. Invece, secondo Hegel, l'etica deve compiersi in una dottrina delle istituzioni, perché un'etica che non è istituzionalizzata può portare solo a conseguenze assurde di un soggettivismo sfrenato. Hegel è uno dei primi filosofi che vede i pericoli della moralità. Hegel critica la moralità, e con moralità intende un senso di superiorità morale che si rivolta contro tutte le istituzioni che esistono nella assoluta sicurezza di essere perfetti. E in un certo senso si può dire che, per capire fenomeni attuali come il terrorismo, la critica di Hegel alla moralità può essere molto utile, perché Hegel analizza proprio questa coscienza che assolutizza se stessa e rifiuta di riconoscere la razionalità parziale che c'è già nelle istituzioni. Quindi la sfera della moralità è la sfera del fariseismo, potremmo dire? Sì, ci sono momenti fariseici nella moralità, perché la moralità da una parte crede di essere perfetta, dall'altra parte non è in grado di avere un rapporto autocritico. La moralità critica tutto ciò che esiste perché non corrisponde ai suoi astratti criteri morali, ma non è in grado di riflettere se i propri criteri hanno una validità oggettiva, e perciò la moralità alla fine, secondo Hegel, deve culminare nel soggettivismo più pazzo, che alla fine sa anche di essere veramente soggettivo e porta all'attitudine ironica che gioca con tutto, e in questo gioco celebra il proprio senso di superiorità. Qui ci troviamo di fronte ad un paradosso, cioè questa critica rivolta anche allo stesso Kant, che tutto poteva aspettarsi dalla sua etica, tranne che questa conclusione possibile. Sicuramente non è così che a Kant si possa rimproverare di avere instaurato le conseguenze negative della moralità. Credo che la posizione di Hegel riguardo a Kant non sia che Kant abbia portato a queste conseguenze, ma che da un punto di vista come quello di Kant non sia in grado di combattere queste conseguenze estremamente soggettiviste, e questo è già grave abbastanza. In questo passaggio dalla moralità all'eticità è anche il passaggio dalla sfera puramente soggettiva alla sfera della storia, alla sfera della intersoggettività, dei rapporti fra le persone. Diciamo che con Hegel accediamo per la prima volta organicamente in una nuova dimensione, che è quella del continente storia, diciamo. Sì, del continente della sfera intersoggettiva. Hegel è uno dei primi filosofi che dà una teoria complessa dei fenomeni intersoggettivi. E vediamo perché è importante in questa sfera dell'eticità che i rapporti fra le persone non siano rapporti meramente psicologici, meramente affettivi e spontanei, ma hanno bisogno di quella che lui chiama nella seconda fase una società civile e uno Stato, cioè non soltanto un legame naturale come quello della famiglia. Sì, per Hegel infatti la famiglia, la sfera dell'eticità è quella sfera nella quale io capisco che l'altro non è solo un mezzo per realizzare i miei interessi, ma che il rapporto intersoggettivo ha una struttura di scopo in sé. La famiglia per Hegel è la sfera dell'altruismo, ma dell'altruismo particolare. Nella famiglia io ho rapporti intersoggettivi saputi come scopi in sé con una piccola sfera del mondo, e questi rapporti, come diceva bene, sono basati sull'affetto. Nella società civile, nel mondo dell'economia, c'è un egoismo sfrenato, ma un egoismo universale. Tratto tutte le persone in maniera egoistica. Nello Stato, invece, secondo Hegel, almeno dovrebbe esserci un altruismo universale,
io tratto come nella società civile ormai tutte le persone e non solo i miei familiari, ma li tratto secondo dei criteri di giustizia e di altruismo che va di là del mio interesse particolare, e questo fa che lo Stato sia la sintesi di famiglia e società civile. Quindi nel sistema di Hegel, quanto più ci si allontana dallo Stato naturale, dallo Stato di natura, quanto più ci si avvicina ad uno Stato artificiale, diciamo, cioè come prodotto dagli uomini, tanto più si raggiunge un livello più alto di civiltà. Indubbiamente, per Hegel lo Stato è la massima categoria dello spirito oggettivo, e nello sviluppo dello Stato lui dà il criterio per determinare se un popolo ha raggiunto un livello più alto o più basso nello sviluppo della scuola universale. Quindi noi, e sarebbe anche legittimo, secondo queste categorie hegeliane, stabilire il grado di livello e di sviluppo di una società vedendo sociologicamente se i rapporti fra le persone sono soprattutto di carattere familiare, soprattutto di carattere feudale, poi feudale, spesso, oppure di carattere statuale. Indubbiamente, per Hegel uno dei criteri più importanti dello sviluppo dell'umanità è questo criterio anche freddo di depersonalizzazione dei rapporti. Negli stati arcaici, che sono più vicini alle strutture familiari, tutto è personalizzato, mentre nello stato moderno l'individuo vale come individuo assolutamente indipendente, come cittadino, e ha una qualificazione universale che è valida indipendentemente dai rapporti personali che lo legano, mettiamo, con il capo dello Stato. Hegel dice: in un buon Stato il monarca perde i processi civili. Perché, evidentemente, perché viene trattato come un cittadino come gli altri. Anche il monarca, secondo Hegel, quando fa un processo civile, non in materia pubblica, ma in processo civile per dei suoi interessi privati, deve essere trattato come un cittadino qualunque. Questa è l'essenza dello Stato moderno e dello Stato nella quale l'autorità della persona si è persa. Hegel è monarchico, Hegel è per la monarchia, ma non è del tutto chiaro quale funzione lui attribuisca al monarca. Sembra che nel testo scritto degli elementi della filosofia del diritto lui dia al monarca funzioni simili a quelle che aveva l'imperatore nel regno tedesco fino alla alla fine della prima guerra mondiale. In verità, nelle lezioni orali, Hegel sembra attribuire al monarca una funzione simile a quella del monarca che c'è oggi nel Regno Unito della Gran Bretagna. Cioè quello che si deve limitare solo a mettere il puntino sulla I. Esatto, diciamo, questa è una famosa frase di Hegel in una lezione orale, che nello Stato moderno il re è nient'altro che il puntino sulla I. Perché, nonostante questa affermazione, Hegel, soprattutto da parte liberale, viene accusato come un sostenitore anche di forme di dispotismo statuale? Non credo che si possa dire che questo rimprovero sia giusto. Hegel accetta l'idea che ogni individuo ha diritti inalienabili. Il suo concetto di Stato è mediato attraverso il concetto di diritto, e cioè per Hegel lo Stato è legittimo se realizza determinate norme del diritto astratto, e non è come nel positivismo giuridico lo Stato a determinare cosa sia diritto. In questo Hegel è un proseguitore della tradizione del diritto naturale e, se si vuole, del liberalismo. D'altra parte, Hegel insiste sul fatto che lo Stato non può essere concepito come un gruppo di persone legate dall'interesse privato, ma che la sfera dello Stato debba elevarsi al di là della somma degli interessi privati. Ed in questo Hegel è assolutamente contrario al liberalismo e crede che la funzionalità dello Stato non si riduca la eticità dello Stato non si riduca a, diciamo, come diremmo oggi, cercare in maniera demoscopica l'opinione della pluralità delle persone, perché questo negherebbe la missione etica dello Stato. Quindi Hegel era più d'accordo con l'idea di un interesse generale, di una volontà generale come quella di Rousseau, piuttosto che l'idea liberale di una volontà della maggioranza? Indubbiamente, per Hegel la volontà generale non è riducibile alla somma degli interessi particolari. E questa concezione dello Stato, in cui lo Stato è libertà concreta, è volontà divina e che include in sé religione, arte e filosofia, cioè questo Stato così forte, potremmo dire,
No, anche qui ha fatto venire fuori molte critiche nei confronti di Hegel, addirittura si è parlato quasi di un anticipatore di quelle che sono state poi dopo le tragedie politiche del XX secolo in Europa. Sì, ritengo questa teoria assurda, e indubbiamente ci sono stati in Italia e in Germania alcuni filosofi del diritto durante il fascismo e il nazionalsocialismo che si sono richiamati a Hegel, ricordo solo Giovanni Gentili in Italia e in Germania la scuola di Julius Spindler. Credo che però questi filosofi hanno frainteso aspetti di Hegel ed è chiaro che da un punto di vista della filosofia hegeliana, secondo la quale lo Stato è Stato soltanto se realizza norme fondamentali del diritto astratto, uno Stato come lo Stato nazionalsocialista che è basato sulla più flagrante violazione dei diritti fondamentali può essere chiamato solo un Stato ingiusto. C'è però il problema che la concezione hegeliana dello Stato ha portato a uno sviluppo delle virtù secondarie, cioè, come noto in Germania, la gente ha un'attitudine di obbedienza e di ossequio verso lo Stato, indipendentemente dai contenuti che vengono dettati dallo Stato. E questa mentalità è sicuramente pericolosa ed è indubbio che la filosofia, già di Kant, ma anche soprattutto di Hegel, abbia contribuito a questa attitudine. Ma direi che questa è un'interpretazione formale del sistema hegeliano che si astragga dalla mediazione dello Stato da parte delle altre sfere della filosofia del diritto e si dica ciò che lo Stato anche comandi è giusto. Mentre nella concezione hegeliana lo Stato, per essere un'entità che incute rispetto, deve realizzare norme del diritto. Ed è un diritto che non è solo il diritto positivo, ma che è un diritto dettato dalla ragione stessa. Per il singolo uomo, per l'individuo, la storia appare come qualcosa di assolutamente casuale, come una successione di eventi più o meno accidentali e determinati da fattori egoistici e accidentali. Per Hegel invece non è così, cioè per Hegel esiste una filosofia della storia. Che cosa vuol dire? La idea centrale della filosofia della storia di Hegel è che sebbene ciò viene riconosciuto da Hegel, nella storia operino interessi particolari, egoistici, individuali, la somma di questi interessi trascende il particolare. Cioè Hegel è convinto che sebbene possa darsi una situazione nella quale ognuno pensi solo all'interesse particolare, proprio perché questi interessi particolari cozzano con uno con l'altro, venga raggiunto un risultato che ha una razionalità superiore alla razionalità, alle intenzioni dei singoli soggetti operanti. E ciò che Hegel chiama l'astuzia della ragione. L'astuzia della ragione è una ragione più che soggettiva che guida il processo storico e che fa così che dagli interessi particolari possa svilupparsi lentamente una struttura più razionale. E per Hegel la storia è determinata da un processo di sviluppo di strutture della libertà fondate sul principio moderno della soggettività. Ecco, non c'è il rischio di fronte a questa categoria della ragione che governerebbe i processi della storia di ricadere di nuovo in una sorta di dualismo fra una ragione esterna agli uomini e gli uomini stessi? Sì, questa critica è stata infatti soventemente fatta a Hegel e credo già, per esempio, da Ciesковський, uno degli allievi più intelligenti di Hegel, io credo che ci sia qualcosa di vero. Hegel tende a dire che la razionalità storica è sempre una razionalità che, come si dice in tedesco, opera dietro le spalle degli uomini, mentre bisognerebbe postulare, se la storia è un processo di autocoscienza, che con lo sviluppo della storia l'agire degli uomini diventi sempre più cosciente e riesca sempre di più a trascendere il mero interesse privato. Da questo punto di vista, quale sarebbe la differenza fra la concezione cristiana della storia, che vede nella provvidenza il senso della storia, e la concezione hegeliana della storia, che in fondo vede nel logos qualcosa di simile alla provvidenza, apparentemente? Sì, Hegel infatti si è richiamato alla concezione cristiana di provvidenza. La differenza fondamentale è che la provvidenza di Hegel è immanente, cioè è una razionalità dei sistemi al di là delle intenzioni particolari dei singoli soggetti, non è una razionalità
che interviene nel mondo in maniera inspiegabile, cioè Hegel non crede dei miracoli, non crede che la provvidenza operi aprendo il cielo e fulminando, ma crede che crede come anche Giambattista Vico, che la provvidenza non sia nient'altro che questa razionalità immanente alla storia, ma trascendente le intenzioni esplicite degli operanti. Questa categoria dell'astuzia della ragione di cui abbiamo parlato prima, cioè questo modo attraverso il quale il Logos, sfruttando delle passioni particolari degli uomini, riesce a realizzare i suoi fini, come dire, fa sì che si pensi che esista già un destino predeterminato nella storia degli uomini? Hegel rifiuta di parlare sul futuro, ma mi sembra abbastanza evidente che la filosofia di Hegel sia una delle filosofie più ottimiste mai sviluppate, una filosofia che ricorda quasi la filosofia di Leibniz, che condivide la convinzione di Leibniz di vivere nel mondo migliore possibile. Non solo nel mondo migliore possibile nel presente, ma anche in un futuro mondo migliore. Su questo Hegel non parla. Ma qual è la sua opinione? Non, è molto difficile eruirla da ciò che ha detto, perché Hegel ha sempre rifiutato di dire qualcosa sul futuro. Però se noi pensiamo all'astuzia della ragione, che è la manifestazione di un logos che ha una ragione in se stessa, cioè che è ragionevole, dovremmo ragionevolmente pensare che Hegel non pensasse, per esempio, ad una catastrofe che distruggesse tutto il mondo. No, sicuramente Hegel a questo non ha pensato. L'idea che l'umanità potrebbe autodistruggersi è aliena alla mente di Hegel, come anche aliena alla mente di Vico. Vico anzi esplicitamente dice che la provvidenza ha sempre come massimo scopo, che realizza sempre, la conservazione del genere umano. E Hegel condividerebbe questa posizione. Nulla di grande è stato compiuto nel mondo senza passione, afferma ad un tratto Hegel. Ecco, non vi è contraddizione con questa, con la scarsa considerazione che poi Hegel aveva nei confronti dei sentimenti come fattori di conoscenza? Sì, le passioni secondo Hegel non sono il fondamento validativo di una teoria. Non può essere argomentato a pro di una determinata concezione dicendo che io sento una forte passione per questa concezione. Nonostante ciò, sotto un punto di vista di genetico, è chiaro che le passioni sono necessarie per far agire un uomo, per motivarlo, e Hegel, come noto, ha criticato il moralismo astratto, che rimprovera a una grande personalità che agisce secondo dei criteri razionali, che in verità lo fa solo perché ha delle passioni. Questo secondo Hegel non è importante. Se è razionale ciò che la persona fa, il fatto che ci siano delle passioni che lo motivino adesso non distoglie niente alla grandezza della sua impresa, e Hegel critica i moralisti di questo stampo come valetti di camera psicologici, valetti di camera per i quali non esistono eroi, non perché questi non sarebbero eroi, ma perché loro sono i valetti di camera, cioè hanno sempre a fare con le mutande e le camicette degli eroi. E quindi non sono in grado di capire quanto una persona sia effettivamente un eroe. Infatti, perché per capire la grandezza di un'altra persona ci vuole già una certa grandezza, e se uno è solo sul livello morale di un valetto di camera non riuscirà mai a farlo. Ciò che però non cambia, secondo Hegel, è niente al valore dell'eroe. Quindi se nel mondo nulla è compiuto senza che vi sia sempre una grande passione, vuol dire anche che Hegel è contro qualunque forma di contemplazione, di apatia intellettuale, cioè di stare a guardare il mondo? No, non credo. Credo che per Hegel ci sia un dualismo tra gli eroi della storia, che agiscono conformemente alle loro passioni, e i filosofi, che hanno una funzione veramente contemplativa nel mondo. Che cosa intende Hegel per spirito del mondo? Lo spirito del mondo, secondo Hegel, è la categoria operante nella storia, e la storia, secondo Hegel, appartiene solo all'ambito della filosofia dello spirito oggettivo, mentre lo spirito assoluto, arte, religione e filosofia sono in una sfera che, almeno nella sistematica di Hegel, è al di là della storia del mondo, e cioè anche al di là dello spirito del mondo, in quanto lo spirito del mondo nelle sue funzioni è determinato al regolamento dello spirito oggettivo e non dello spirito assoluto. Lo spirito assoluto è indubbiamente superiore allo spirito del mondo, anche se è poco chiaro il problema della storicità dello spirito assoluto. Hegel riconosce naturalmente che anche lo spirito assoluto abbia una storia. Dall'altra parte, però, Hegel non vuole sviluppare il concetto di storia dopo il concetto di spirito assoluto, e ciò porta a
strane ambivalenze nell'ambito del sistema hegeliano, che non risulta chiaro in che senso lo spirito assoluto abbia una storia e in che cosa la storia dello spirito assoluto si distingua dalla storia dello spirito oggettivo. Hegel viene spesso accusato, soprattutto dal pensiero liberale, di aver negato qualunque valore e significato all'individuo, cioè di averlo, come dire, soggiogato alla storia e alla politica come gli antichi greci avevano soggiogato l'uomo al fato nella tragedia. C'è qualcosa di vero in questo? C'è qualcosa di vero, indubbiamente, per Hegel l'individuo non è la categoria più importante del mondo. È però anche chiaro che il diritto, secondo Hegel, è basato su un rispetto dell'individuo, però questo individuo non è la struttura più importante del mondo, e le grandi imprese storiche purtroppo sono basate necessariamente sulla violazione di certi diritti dell'individuo, che nell'ambito di una situazione normale devono essere rispettati, ma che in grandi movimenti storici vengono sacrificati sull'altare dello spirito del mondo. Quindi non c'è, come dire, una concezione della libertà che coincide con quella dell'assoluta libertà, dell'assoluta realizzazione dell'individuo nella storia? No, per Hegel la libertà c'è nell'ambito dello Stato, ma può darsi che scopi superiori della storia portino ad un sacrificio delle libertà dei singoli. Lo spirito assoluto per Hegel non è un Dio trascendente, lo spirito assoluto è l'arte, la religione e la filosofia, cioè lo spirito assoluto è il tentativo dell'uomo di interpretare in una maniera fondatrice di senso la propria esistenza. Arte, religione e filosofia sono questi tre gradini e sono determinati da un progresso verso maggiore razionalità. Nell'arte l'assoluto viene concepito nell'intuizione sensuale, per esempio in una statua di una divinità greca, l'assoluto è presente però in maniera sensuale, in quanto in maniera sensuale e in maniera particolare, individuale e in un certo grado contingente. Nella religione l'uomo si eleva al di là della intuizione immediata alla rappresentazione. Dio, il Dio cristiano, non viene adorato come immediatamente presente, ma possiamo solo concepirlo nella nostra immaginazione. Ma nella religione rimaniamo limitati, in quanto, come dicevo già alcune ore fa, l'assoluto viene concepito in maniera fantasiosa e non puramente concettuale, e ciò porta alle contraddizioni inerenti della religione. Solo nella filosofia, nel medio puramente concettuale, si arriva a una teoria dell'assoluto consistente e coerente, e perciò la filosofia è il culmine dello sviluppo dello spirito assoluto. E il nostro tempo, Hegel come lo definirebbe? Un tempo della religione, il tempo dell'arte o un tempo della filosofia? Secondo Hegel il processo storico va verso la dissoluzione dell'arte e della religione. Hegel ha creduto che l'arte sia decaduta come ultima forma, come massima forma di dar senso alla vita umana già coi greci, e è nota la sua prognosi della fine dell'arte. Dall'altra parte la religione per Hegel finisce anche col suo proprio tempo. Hegel finisce la sua filosofia della religione con la constatazione della dissoluzione dello spirito del cristianesimo, e secondo lui la fine della religione è inevitabile. Se il nostro tempo sia apparso a Hegel veramente come un tempo molto filosofico, ho dei gravi dubbi. Magari sarebbe apparso come un tempo di decadenza dove non c'è più nessuna forma di spirito assoluto, ma la mera barbarie della riflessione. Cioè saremmo entrati in una zona di vuoto tra il tempo della religione e il tempo della filosofia, e sì, non sapremmo, avremmo perso le coordinate. Sarebbe una possibile interpretazione che Hegel darebbe al nostro tempo. Speriamo che l'astuzia della ragione ci venga incontro. Speriamo! Senta, come dal punto di vista dell'estetica e dell'arte, quali sarebbero i fattori per cui Hegel distinguerebbe un'opera d'arte da un'opera che non lo è? Sì, l'opera d'arte, secondo Hegel, deve manifestare un contenuto assoluto. Hegel è, a differenza di Kant, un
sviluppa un'estetica del, Hegel sviluppa, a differenza di Kant, un'estetica del contenuto, cioè per lui la prima questione è il contenuto dell'opera d'arte, e secondo Hegel il contenuto deve avere da fare con le massime questioni della nostra vita. Per esempio, nella tragedia greca i problemi delle istituzioni sostanziali di famiglia dello Stato sono, secondo lui, le coordinate che determinano la struttura della tragedia. Però naturalmente non basta avere un contenuto importante, deve essere rappresentato in una forma adeguata a questo contenuto. E per Hegel il criterio di bellezza è quello di corrispondenza tra forma e contenuto. Mentre in un'opera mediocre, da una parte non c'è un contenuto sostanziale, o dall'altra parte c'è un contenuto sostanziale che però non viene tradotto in una forma di intuizione adeguata a questo contenuto. Mettiamo un esempio. Evidentemente nell'Orestia di Eschilo si tratta del problema, tra l'altro, della vendetta. E Hegel, nella sua filosofia del diritto, tratta a lungo, su un punto di vista di livello concettuale, del problema che una vendetta privata deve portare al progresso all'infinito e solo la punizione statuale riesce a rompere questo regresso all'infinito. Nell'Orestia, possiamo dire, abbiamo la manifestazione poetica di questo concetto nello sviluppo delle vicende di Oreste e della famiglia d'Oreste. Quindi un'opera d'arte per Hegel può essere giudicata in sé e per sé e astrattamente da qualunque riferimento concreto, storico, sociologico, no, psicologico? No, perché l'arte, secondo Hegel, si manifesta in forme diverse secondo la religione del proprio tempo. Hegel ha una stretta secondo Hegel esiste una stretta connessione tra arte e religione, e Hegel distingue tre forme di arte: l'arte simbolica dei popoli orientali, nella quale l'assoluto che viene significato è qualcosa di grandioso e di trascendente rispetto alla soggettività che lo rappresenta; l'arte classica, nella quale c'è un'armonia perfetta tra esteriorità e interiorità; e l'arte romantica, nella quale la soggettività moderna riesce a svilupparsi in maniera più completa. E quindi, come dire, in questo senso lui è più storicista, diciamo. Sì, sì, Hegel è uno dei primi filosofi dell'estetica che ha una teoria dello sviluppo storico dell'arte che, per esempio, manca totalmente in Kant. E quindi il valore universale dell'opera d'arte deve essere comunque commisurato all'epoca in cui quest'opera d'arte è stata creata. Indubbiamente. Senta, per concludere, c'è una frase di Hegel che non è di facile e immediata comprensione. Dice: ciò che è noto, proprio perché è noto, non è conosciuto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo una conoscenza, diciamo, di buon senso delle cose. Ognuno sa che cos'è l'essere. Noi usiamo sempre la parola è, la copula. Però se ci mettiamo a riflettere cosa vuol dire essere, arriviamo in grandissimi problemi. E cioè la filosofia tratta, come dice Hegel, dei concetti più comuni. La logica di Hegel tratta di concetti come unità e pluralità. Ognuno sa cos'è unità e pluralità. Ma se ci mettiamo a riflettere come possiamo definire questi termini, quali sono i rapporti tra le singole categorie, ci imbattiamo in massime difficoltà. È proprio una cosa che ci è nota, con la quale abbiamo confidenza, una cosa che siamo abituati a trattare nei nostri discorsi e nella nostra vita, nella sua struttura concettuale ci è sconosciuta, e appena ci mettiamo a riflettere su di essa ci imbattiamo in una aporia, come avrebbe detto Socrate. Quindi questa è una denuncia del senso comune? Indubbiamente. Hegel dice: proprio perché una cosa appartiene al senso comune, nella sua essenza, nella sua vera essenza, ci rimane sconosciuta.